Grazie dottoressa Bartoli, buongiorno a tutti. Il mio intervento sarà focalizzato proprio sulle avvezioni sariane osservate al sito di Monte Martano negli ultimi 10 anni di attività. Ma innanzitutto dobbiamo partire da che cos'è un'avvezione sariana. Per cui un'avvezione sariana è un trasporto di polveri desertiche indicate. Eccoci. Indicate con il termine tecnico dust, dalle regioni appunto desertiche del globo verso altre regioni del globo. Qui vedete in alto a destra due immagini satellitari che rendono un po' l'idea dell'entità di questi trasporti, quindi sono immagini anche abbastanza spettacolari come vediamo questo trasporto verso l'Italia. Chiaramente il deserto del Sahara è uno dei più grandi emettitori di dust a livello globale. E le sue principali rotte di trasporto sono due, una verso il bacino del Mediterraneo, quindi verso l'Europa, e un'altra verso le Americhe. L'Italia quindi si trova proprio al centro di questa rotta di trasporto che interessa il bacino del Mediterraneo e di conseguenza viene investita da circa un centinaio di eventi all'anno, anche se non tutti si depositano e quindi non tutti sono osservabili al suolo. Come ha già introdotto il professor Cappelletti nel suo intervento, il dust è un tipo di particolato atmosferico e come ogni altro tipo di particolato atmosferico può esercitare degli effetti sia sul clima che sulla salute umana. Questi effetti sono determinati dalla composizione chimica delle polveri in primis, ma anche dalla loro distribuzione dimensionale, che per esempio ne determina la permeabilità nel sistema respiratorio umano. Abbiamo visto come il dust desertico sia molto diverso dal particolato, per esempio, carbonioso generato dai processi di combustione dei combustibili fossili, quindi molto diverso dal black carbon che il professor Cappelletti ci ha introdotto. Infatti, la sua composizione chimica è dominata dalla presenza di alluminosilicati ed elementi tipici come il calcio e il ferro. Mentre la sua distribuzione dimensionale è prevalentemente coarse, quindi con diametro delle particelle superiori al micron. Oltre agli effetti elencati prima, che sono comuni a tutti i tipi di particolato atmosferico, è necessario per il dust menzionare anche un terzo effetto molto importante che il dust esercita a livello globale, che è quello di fornire dei micronutrienti essenziali, come per esempio il ferro, agli ecosistemi marini negli oceani, che non avrebbero accesso a questo tipo di nutrienti in altra maniera. Per cui stiamo studiando un tipo di particolato atmosferico che è molto particolare, peculiare e diverso da quello prodotto dalle attività antropiche nelle aree urbane. Ma perché studiare questi fenomeni? Chiaramente dal punto di vista della ricerca sono dei fenomeni molto interessanti. Da studiare in maniera dettagliata e ve ne parlerò un po' più nel dettaglio più avanti nella presentazione, ma vorrei porre la vostra attenzione anche sul fatto che le intrusioni sariane possono avere un effetto sulla concentrazione del particolato nelle aree urbane. Anche questo è stato già introdotto. Le sariane possono portare un contributo sostanziale alle concentrazioni in massa delle polveri anche nelle zone urbane, provocando conseguentemente anche un superamento dei limiti di legge. Come già introdotto prima, trattandosi di un fenomeno naturale e quindi su cui non abbiamo potere, su cui le misure che possono essere messe in atto per ridurre la concentrazione totale delle polveri, come per esempio le chiusure del traffico e questo tipo di misure qui non hanno nessun effetto, è possibile sottrarre il contributo sariano dalla concentrazione totale, quindi ridurre il numero dei superamenti totali. E infatti il problema del superamento dei limiti di legge dovuto alle avvezioni sariane non riguarda in realtà solamente l'Italia, ma riguarda gran parte dell'Europa meridionale, tanto che c'è stato uno sforzo a livello internazionale di ricerca che ha stabilito dei metodi che permettono di calcolare questo contributo e sottrarlo alla concentrazione totale del particolato atmosferico. Questi studi hanno portato appunto a stabilire questi metodi che sono poi stati adottati anche dalla Commissione europea proprio per facilitare
questa operazione di sottrazione. Però questi metodi richiedono che il contributo saariano sia determinato su misure registrate in un sito di fondo rurale. Quindi un sito non sia soggetto ad emissioni di tipo locale e che possa facilmente ricevere dei trasporti a lungo raggio come quelli provenienti dal deserto del Sahara. Avete, penso, ormai chiaro che il sito di Monte Martano risponde perfettamente a questi requisiti. Infatti, vi ricordo che è un sito di fondo rurale, quindi non influenzato o comunque poco influenzato da emissioni di tipo locale. Ha un orizzonte libero a 360 gradi, quindi permette di intercettare trasporti di masse di aria provenienti da tutti i quadranti. E il sito è anche dotato di un ampio range di strumentazione, tra cui vi ricordo la strumentazione per l'aerosol, che è quella di cui vi mostrerò i dati successivamente, che permette quindi di misurare la concentrazione in massa, la concentrazione in numero e la distribuzione dimensionale delle particelle. Oltre alla presenza di campionatori che permettono di raccogliere questo particolato atmosferico per essere poi sottoposto ad analisi chimiche e microbiologiche anche in laboratorio. Come accennavo prima, Monte Martano è perfetto per lo studio delle avvezioni saariane, infatti, come avete già visto nelle presentazioni precedenti, fa parte della rete dell'Organizzazione Mondiale della Meteorologia per il monitoraggio delle saariane nel bacino del Mediterraneo, in questo caso. Il sito fa parte di questo network già dal 2013. Quindi, come sappiamo dove studiare le avvezioni saariane, come facciamo a studiare le avvezioni saariane al sito di Monte Martano? Innanzitutto è necessario possibilmente prevedere quando questi trasporti arriveranno sul sito di Monte Martano e questo consente di mettere in atto tutta una serie di misure come per esempio allertare la popolazione più fragile, ma anche allertare noi ricercatori che possiamo predisporre dei campionamenti ad hoc, aggiuntivi a quelli che sono i campionamenti normalmente effettuati al sito di Monte Martano per avere un maggior numero di campioni o una maggiore quantità di aerosol da analizzare in laboratorio. E poi bisogna anche identificare questi eventi. Entrambi questi punti, quindi la previsione e l'identificazione delle avvezioni saariane vengono fatte grazie all'aiuto di modelli matematici di cui vi parlerà più nel dettaglio il dottor Crocchianti in un intervento successivo, per cui non spendo molte altre parole su questo. Quello su cui mi vado a focalizzare è la caratterizzazione delle avvezioni saariane dal punto di vista fisico, chimico e anche microbiologico. Quindi combinando tutte le informazioni che possiamo ottenere dagli strumenti di misura online e dall'analisi dei campioni in laboratorio. Questo è il database del sito di Monte Martano tra il 2009 e il 2018, è una figura che avete già visto, dove si riporta il dato di PM10 in nero, PM2,5 in rosso e il dato di concentrazione in numero delle particelle ottenuto dal contatore ottico di particelle. Voglio mettere di nuovo la vostra attenzione sul fatto che la copertura di dati raccolti a Monte Martano è superiore al 70% nel periodo considerato. Questo è veramente un ottimo risultato quando pensiamo chiaramente che il sito di Monte Martano si trova in un'area rurale che richiede comunque uno sforzo in termini di distanza e di tempo per la manutenzione e anche ha delle condizioni meteorologiche particolari, specialmente in inverno. Per cui vi ricordo che sono stati fatti dei miglioramenti proprio alla strumentazione, come per esempio l'utilizzo di teste di campionamento riscaldate e drenate per il PM, che hanno consentito di migliorare notevolmente quella che è la copertura dei dati. Qui di nuovo lo stesso grafico di PM10 e PM2,5, ma affiancato
il dato di contributo sariano, dust load, calcolato secondo la metodologia adottata dalla Commissione europea per i giorni che sono stati identificati come sariane sulla base delle retrotraiettorie, quindi dei modelli. Come vedete, il sito di Monte Martano registra molti eventi ogni anno che hanno intensità e durata variabile e che quindi possono avere un effetto significativo sulle concentrazioni in massa registrate. Infatti, se andiamo a vedere quelli che sono i limiti di legge, vediamo che più del 70% dei superamenti totali registrati al sito di Monte Martano sono di origine sariana. Qui vorrei farvi notare che il sito di Monte Martano è un sito dove la concentrazione di aerosol in condizioni normali è molto bassa rispetto a quelle che sono le concentrazioni misurate nelle aree urbane. Per cui un superamento a Monte Martano è sicuramente un superamento anche in area urbana, ma anche un contributo più basso del limite di legge su Monte Martano potrebbe provocare un superamento in area urbana. Per cui è importante, ecco, identificare e caratterizzare questi eventi. Se andiamo a vedere quelle che sono le medie annuali dei parametri, misurati, ci accorgiamo come, i livelli di PM, sia 10 che 2,5, siano rimasti piuttosto costanti, nel periodo analizzato, mentre il numero di eventi sariani risulta in aumento, sia come si vede dal numero di eventi in arancione, sia come si vede dal numero di giorni totali impattati da trasporto di tipo sariano. Tuttavia, la media annuale del dust load, che vi ricordo essere il contributo sariano alla concentrazione totale in massa delle particelle, risulta di nuovo piuttosto costante durante i 10 anni. Di conseguenza, la nostra ipotesi è che stiamo osservando un aumento del numero delle advezioni sariane, ma che queste advezioni hanno intensità mediamente più basse. Passando ora alla variazione stagionale, di nuovo il grafico a sinistra è un grafico che ormai sapete bene leggere, La variazione della concentrazione del PM10, vedi? di PM10 e PM2,5 la variazione stagionale, la media stagionale. Come sono le Vediamo coefficienti? come i valori di PM seguono l'andamento del PDL illustrato dal professor Cappelletti nel primo intervento e sono quindi massimi in estate, quando il sito è soggetto all'influenza delle sorgenti locali, e minimi in inverno, quando il sito è confinato nella libera troposfera. Le advezioni sariane invece presentano una loro stagionalità caratteristica e diversa da quella che è la stagionalità del PM medio, con un numero minimo di eventi registrati in estate. Tuttavia, vorrei farvi notare come al massimo numero di eventi e di giorni registrato in autunno non corrisponde anche un massimo di dust load, ma bensì corrisponde un minimo contributo alla concentrazione totale delle polveri. E questa è un'osservazione che supporta quella che è l'ipotesi che abbiamo fatto in precedenza. Andando un po' più nel dettaglio, della durata delle advezioni sariane, in questo grafico vedete la durata in giorni, di tutti gli eventi registrati nei 10 anni e la loro stagionalità. Possiamo notare come le advezioni brevi siano molto più frequenti e dominino, quella che è la distribuzione della durata degli eventi, rispetto alle advezioni prolungate. Ma quello che è interessante è vedere come le advezioni prolungate, nonostante siano minori in numero, abbiano una stagionalità più ben definita. Infatti le advezioni prolungate si verificano più frequentemente in autunno e inverno, mentre le advezioni brevi sono più uniformemente distribuite tra le varie stagioni. Andando a vedere l'intensità degli eventi, ho qui classificato sia l'intensità dei singoli giorni, sia l'intensità media degli eventi in delle classi di intensità che sono note e utilizzate in letteratura. E come si vede dai grafici, la maggior parte degli eventi e dei giorni totali ricade nelle classi di intensità più bassa, quindi più del 60% dei giorni totali Sì, non ci interessa. presenta un'intensità bassa, mentre meno del 6% dei giorni totali è classificato come sariana intensa. Anche in questo caso, in realtà, le advezioni moderate e intense,
quindi quelle che portano un contributo più elevato alla concentrazione delle polveri, hanno una stagionalità peculiare, con prevalenza in primavera e in inverno. Questo era un po' un overview di quello che è il dataset di Monte Martano, e ora vorrei presentarvi brevemente due casi di studio che abbiamo caratterizzato in maniera dettagliata. Come potete già vedere, chiaramente si tratta di due avvezioni di tipo sahariano, registrate al sito di Monte Martano, una nel maggio 2013 e una nel dicembre 2014. Come vedete già da questi due grafici a confronto, che riportano i valori di PM10 e PM2,5 per entrambi gli eventi, vedete che si tratta di due eventi molto diversi tra di loro, con l'evento di maggio 2013 più prolungato e complesso, infatti ha una durata di 10 giorni con una struttura di picchi successivi di intensità abbastanza complessa, e un evento, quello di dicembre 2014, molto più breve, infatti è durato solamente 2 giorni, ma molto più intenso. Partiamo proprio dall'evento di dicembre, che è stato l'evento sahariano più intenso registrato nel periodo considerato, con valori di PM10 superiori agli 80 microgrammi a metro cubo in entrambi i giorni. Vi ricordo che la media di PM10 per il sito di Monte Martano è di 11 microgrammi a metro cubo, per cui stiamo parlando di un evento che ha determinato delle concentrazioni 8 volte superiori alla media, per cui un evento di intensità eccezionale. I valori di PM10 chiaramente sono misurati come media sulle 24 ore. Quindi in realtà, se andiamo a vedere una struttura temporale più fine dell'evento utilizzando il dato di PM stimato dal contatore ottico di particelle, vediamo come in realtà questi picchi siano stati ancora più intensi di questi valori che abbiamo misurato, e che la loro durata sia stata addirittura inferiore a quelle che sono le 24 ore. Quindi c'è una struttura complessa, se andiamo a studiare l'evento più nel dettaglio, dal punto di vista temporale. Sulla destra vedete l'andamento della concentrazione in numero delle particelle per le 8 classi dimensionali misurate dal contatore ottico di particelle. E vediamo come entrambi i picchi misurati durante questo evento abbiano interessato più o meno tutte le classi dimensionali, tranne forse in maniera un po' minore la classe dimensionale più fine. Quindi ecco, è stato un evento che ha interessato tutte le classi dimensionali, è stato un evento molto intenso, molto rapido, che ha raggiunto il sito di Monte Martano e quindi anche molto pulito. Questo è quello che abbiamo visto dallo studio della sua composizione chimica e microbiologica, dove abbiamo trovato una elevata concentrazione di marker tipici dell'attività sahariana, quindi sia marker chimici che batteri tipicamente desertici che sono stati trasportati insieme alle polveri fino al sito di Monte Martano. L'evento di maggio 2013 invece è un evento molto più complesso, come vedete dal grafico in alto a sinistra. È un evento con 4 picchi di intensità, indicati dalle lettere A, B, C e D, verificatisi nel giro di 10 giorni. Come si vede già da questo grafico di PM, il primo picco, che è il picco A, risulta diverso dagli altri tre. Questo perché il valore di PM2,5 è molto più simile al valore di PM10 durante il primo massimo di intensità, rispetto agli altri, dove il PM2,5 è molto più basso rispetto al PM10. Se andiamo a vedere la distribuzione dimensionale nelle 8 classi dimensionali, quindi lo stesso grafico analogo a quello che avete visto per il caso di studio precedente, vediamo come il primo picco effettivamente abbia interessato principalmente le classi dimensionali più piccole, andando poi a scemare nelle classi dimensionali con diametro più elevato, mentre gli altri tre massimi di intensità successivi siano particolarmente focalizzati nelle classi dimensionali più elevate, con un contributo minimo assente nelle classi dimensionali più fini.
Qui, da questi dati di distribuzione dimensionale, sembra di avere a che fare con due eventi diversi che si sono susseguiti in rapida successione al sito di Monte Martano. Per verificare questo, siamo andati a guardare la composizione chimica e vi riporto qui nel grafico in basso a sinistra alcuni dei marker tipici che abbiamo misurato. Vediamo come i tre picchi di intensità B, C e D siano caratterizzati da marker di tipo sariano, come per esempio calcio e ferro riportati in arancione e rosso nel grafico, mentre il primo picco abbia una concentrazione molto più bassa di questo tipo di marker sariani, ma presenti degli aumenti di concentrazione di marker di tipo combustivo. Quindi, ci sono effettivamente due eventi che sembrano distinti sia dal punto di vista della distribuzione dimensionale sia dal punto di vista della composizione chimica. Quindi quello che abbiamo fatto successivamente è stato andare a vedere se fosse possibile correlare queste concentrazioni dei marker che abbiamo osservato tipici delle due tipologie di evento con le retrotraiettorie delle masse di aria, per poter quindi andare a identificare quelle che sono le potenziali sorgenti dell'aerosol che abbiamo osservato a Monte Martano. In particolare per l'evento combustivo siamo andati a vedere se ci fossero stati incendi boschivi in un periodo compatibile, in un periodo di tempo compatibile con quello che abbiamo osservato con le retrotraiettorie e in un'area che corrisponde appunto all'area di provenienza delle masse di aria. In effetti, quello che abbiamo osservato è che c'è stato effettivamente un evento combustivo, quindi un incendio boschivo piuttosto esteso in Est Europa, 4 giorni prima che le traiettorie raggiungessero il sito di Monte Martano. Come vediamo in basso, questi sono i risultati di un modello PSCF che è stato nominato prima, ma di cui non entrerò troppo nel dettaglio. È un modello che ci permette appunto di correlare le concentrazioni di marker chimici con le retrotraiettorie per identificare quelle che sono le potenziali sorgenti, dell'aerosol. E vediamo come nei primi due grafici i marker chimici, tipici delle sariane abbiano delle sorgenti potenziali localizzate sul deserto del Sahara, mentre i marker combustivi che avevamo osservato abbiano una potenziale sorgente sull'est Europa, proprio in corrispondenza di quell'incendio che è stato osservato. Io mi fermo qui perché non c'è tempo per entrare più nel dettaglio di questi eventi, però spero di avervi dato un'idea di quello che si può fare con i dati raccolti al sito di Monte Martano, quello di cui noi ci occupiamo per lo studio di questo tipo di avvezioni. Vorrei riassumere brevemente un paio di punti. Intanto, di nuovo, porto alla vostra attenzione che il sito di Monte Martano è naturalmente votato allo studio di avvezioni a lungo raggio, tra cui le sariane. E abbiamo visto che possiamo caratterizzare trasporti di diversa natura, in alcuni casi molto complessi e ravvicinati dal punto di vista temporale, con insomma, i dati e i campioni raccolti a Monte Martano. Abbiamo osservato un aumento della frequenza delle avvezioni sahariane negli anni, che potrebbe essere indice di fenomeni legati al cambiamento climatico e che quindi sarebbe interessante monitorare più a lungo termine, per esempio nei prossimi 10 anni, in modo da avere poi una base su cui applicare dei modelli predittivi per investigare possibili scenari futuri nel contesto appunto del cambiamento climatico. E, oltre all'interesse dal punto di vista della ricerca, di nuovo il sito di Monte Martano è molto prezioso per studiare questi fenomeni e anche per poter lavorare sulla riduzione appunto delle sanzioni dovute ai limiti di legge. Per cui io mi fermo qui e vi ringrazio per l'attenzione.